Tutto è nato da un cartello affisso all'ingresso in cui si paventava l'adesione ad una forma di protesta contro l'obbligo di presentazione e controllo della certificazione nota come Green Pass per chi consuma i tavoli, poi ripresa ieri da un servizio apparso sulle pagine del giornale di Vicenza. Il giorno stesso è scattato il blitz ordinato dal prefetto di Vicenza per rispettare per verificare il rispetto delle regole di prevenzione da parte della catena di negozi alimentari Biosapori, uno al confine tra Thiene e Zanè, due a Vicenza, altrettanti a Bassano del Grappa e dintorni. I controlli mirati di natura amministrativa hanno portato ad individuare infrazione alla norma solo in uno dei cinque esercizi commerciali, quello di Via De Gasperi a Bassano, dove sono state riscontrate assenze dell'attestazione sanitaria a due avventori presenti all'interno del locale. Per entrambi e per il responsabile del punto vendita che ha omesso il controllo sono scattate le sanzioni di 400 euro, a confermarlo una nota alla stampa diffusa stamattina dalla Questura di Vicenza. Delle altre quattro filiali vicentine nessuna regolarità è stata riscontrata. E un modulo di autocertificazione personale è stata prodotta dal cliente secondo l'indicazione proposta del fronte di protesta legato al gruppo Venetians for Freedom Front di ispirazione venetista. Cartelli di questa ispirazione sarebbero stati esposti in alcuni market biologici della stessa catena.